Era solo questo quello che volevate dire? Sì. Ah, e poi un'altra cosa, Fede è buono. Fede è buono. Quindi le faccio una domanda anche a lei, deve essere molto onesto e molto sincero, ok? Va bene. Quanto è buono Federico Marconi da 1 a 10? Ma guardate, a volte mi fa dubitare della mia eterosessualità, devo essere sincero. Sì, effettivamente come inizio di video è un po' compromettente. Ma comunque tranquilli, perché se pensate di aver visto tanto, non avete ancora visto nulla. Comunque bella ragazzi, bentornati qui sul mio canale con questo nuovo video. Perché? Perché vi porto questo video? Perché un mese fa praticamente, era il 28 luglio, oggi che esce questo video è il 29 agosto, quindi un mese e un giorno, incredibile, pazzesco, emozionante. Abbiamo, come sapete, io faccio parte del progetto Roma Crew in radio, una web radio, quindi potete ascoltarci, come vi ho detto già, in tempi non sospetti, come si suol dire, su YouTube ma anche su Facebook, quindi tutti i collegamenti li ho dati qui sotto in descrizione, tutto quello che vi serve, tutti i dubbi che avete, quindi tranquilli, non vi perdete niente. Ma insomma, la puntata più divertente secondo noi è stata proprio quella che vi andrò a mostrare. Non tutta, perché dura un paio d'ore tutta. Sono all'incirca 9-10 minuti, che chiaramente è un estratto di 2 ore, quindi cioè, ci può stare, no? E quindi saranno le parti più divertenti, più no sense della puntata, ma vi assicuro che vi ammazzerete dalle risate. Almeno io veramente mi sono sentito male e se rido guardando me stesso, magari oltre a essere un po' autistico, può essere che faccio ridere anche voi. Detto questo però non skippate, aspettate un secondo perché devo dirvi un'altra cosa fondamentale. Oggi è 29, il 2 settembre, ovvero sabato, come sapete o come alcuni di voi sapranno, c'è Spagna-Italia, gara valida per le qualificazioni al mondiale in Russia, no? Di quest'estate. E dato che è una gara fondamentale, noi di Roma Crew abbiamo pensato di fare un evento come con Milan Roma, come con Italia Liechtenstein, alle Streghe, ristorante Le Streghe in via Tuscolana 643. Il volantino lo state vedendo in questo momento, non so dove, ma lo state vedendo, con tutte le info, quindi l'orario, dalle 19.30 ci vediamo lì, e soprattutto la prenotazione, perché se non prenotate purtroppo non potete entrare, quindi mi raccomando, il numero lo vedete, provo ad andare a memoria, 0676747777, dovrei essere un fenomeno se l'ho azzeccato. Per il resto ho detto tutto, quindi vi lascio al video, ragazzi mi raccomando, vedetevelo perché non vi annoiate di sicuro, se sono 10 minuti, sono 10 minuti in cui si ride, non c'è un momento morto, quindi vedetevelo tutto. Adesso non vorrei continuare a farmi un pippone più di tanto, quindi vi dico di lasciare un bel pollicione in su, di commentare dicendomi la vostra e niente, iscrivetevi se non lo siete già e io me ne vado. Ciao! Venerdì, dove sto? Non ci sto, perché non ci sto? Perché non mi sento io? No, non lo so, non mi sente. Non si sente neanche lei. No, ecco, adesso sì, non capisco perché non mi sentivo. Venerdì, appunto, dicevo, 28 luglio 2017, lei non si sente, è problema suo, può anche morire gonfio. A fianco a me, come ogni venerdì, quella brutta persona dentro ma bello fuori, a differenza del maestro Etonio, Federico Marconi, buonasera. No, lei proprio non c'è, prego. Lei non c'è, okay. Oh, che bella cosa. Buonasera, buonasera e bentornati su Roma Crew On Air. Ci siamo solo noi due per il momento. Beh, pochi ma buoni. Manca direi una persona brutta dentro e brutta fuori. Bah, oh, che brutta cosa. Io lo dirò subito alla Ciace e poi faccio la spiega. Mando un vocale su WhatsApp. In realtà Laura Ciace sarà la donna che sposerò. Oh, questa è una dichiarazione, attenzione. Mentre arriva Laura Ciace, prepotentemente si prende la prima musichetta del coglione della puntata. Cosa? Non è proprio fatto? Il massimo questo inquadratore. No, stavo vedendo come siamo deformati io e il Federico. Abbiamo delle facce che sembrano palloni da rugby. È vero, vero, è vero, ma colpa quindi di lei. Quindi lei mi sta dicendo che la ripresa vi fa più carini? Turn down for what? Oh! Vabbè, ma io non credo che lei parli di calcio tutto il giorno. No, assolutamente, neanche quando sto qui, quindi figurarsi. Anzi, soprattutto quando stai qui, tant'è vero, ogni volta che provi a iniziare una frase sul calcio metti le mani avanti come al solito dicendo questa è l'ultima volta che questa parlo è l'ultima volta che parlo di calcio, certo. Non capisco di calcio, come se ci fosse, cioè come se dovesse dubbio, essere no? Sottolineata. Oh ragazzi, ci arriva una chiamata. Allora io dico una cosa, ci arriva una chiamata, io dico una cosa, che facciamo? La prendiamo? Sì. Dipende chi sia. Dipende ma dove. No, no, ma che ci frega, noi la prendiamo, aspetta, guarda che ti dico, guarda che ti faccio. Pronto, buonasera, da dove chiami e come ti chiami? Pronto?
Ci ha attaccato, ragazzi. Non è pronto. Non ci credo. Cioè, abbiamo fatto uno strappo alla regola per prendere la chiamata e poi manco ci risponde. No, sta richiamando. Vabbè, no, rispondiamo. Cioè che parliamo di calcio. Cioè, sta richiamando, sta richiamando. Buonasera, come ti chiami? Da dove ci chiami? E riattacca, basta, non ti rispondo più veramente. No, Mo c'è addirittura un privato. Ragazzi, privato non rispondiamo. Anzi, sì, guarda, rispondiamo così parlate da soli. No, io sono curioso. Buonasera, come ti chiami? Da dove ci chiami? Non chiama, oh, e attacca. E attacca. Wow. Sarà una puntata molto bella. Sarà una, una puntata molto lunga. Posso dire tu sia qua pelata? Ok, l'ho detto. Di cuore proprio. Un altro numero, aspetta, c'è un altro. Dai, non si può dire. Dai, sì, dai. Buonasera, come ti chiami? Da dove ci chiami? Se non parto da qua. Come ti chiami? Da dove ci chiami? Buonasera, sei su Roma Grio Nair, non attaccare. Buonasera, siamo Clorinda e Mariale dalla Catania. Oh, allora, finalmente! Finalmente qualcuno che risponde delle belle voci femminili. Quanto tra le so altre boni cose. L'arancino, no. Fammelo di subito, che, ragazzi. Perché? Gli arancini. Lei volevamo dire una cosa sola. Sì. Però non vi offendete. No, no, aspetta, che vuol dire però non vi offendete? Eccola. Fate brave. Ecco fatto, io lo sapevo. Ma perché hai risposto? No, vabbè, c'è sta, dai, c'è sta. Ma era solo questo quello che volevate dire? Sì. Ah, e poi un'altra cosa, Fede Bono. Fede Bono, quindi Forza Juve e Fede Bono, quindi... una cosa quindi, giusta la direte. Allora, no, aspetta, avete detto due cose e so due cose inesatte. Dite la terza, vediamo se ci prendete. Mariale è intelligente, anche questa è sbagliata. Marielle no, è intelligente. No, è l'amica. Ah, ok. Ah, vi offendete tra di voi al telefono? Beh, una gran figata, veramente. Noi lo facciamo in trasmissione. Beh, secondo voi chi vince lo scudetto quest'anno? Chi vince lo scudetto? La Juve! Okay. Bene, così con le minchiate siamo arrivati a 4 e stiamo a posto. Grazie ragazzi di averci chiamato, gentilissime. Yeah, yeah. E su questa musichetta la Austin Powers con il nostro Fede Marconi che fa l'idiota, rientriamo dalla pausa. No, noi ci ricordiamo che siamo una radio che parla essenzialmente di gnagna. Non utilizziamo comunque la radio per scopi privati. No, scopi privati. Ha detto scopi con la O aperta. Esatto, attenzione. Sottolineiamo. Esatto, non ha detto scopi. Ecco fatto. È pareggio. Nel gioco dell'idiota lei è una di quelli proprio che spingono alla grande. Anche se qui ci abbiamo insomma un campioncino in erba, lo vogliamo dire. Il nostro Gengis Khan delle idiozie. Però no, non è vero, no, assolutamente. Io non voglio bene, ragazzo. Come se fosse normale. Cioè, sembra normalissimo, non do proprio. Dai, fate coraggio. Però ahimè sono forti e non gli sono... No, bravi, però per quanto riguarda il look lasciano un po' a desiderare. No, sì. Forse il 50%, no, sì, cioè, diciamo che uno è normalissimo, una persona molto comune. L'altro c'ha sto capello un po' alla moicana, un po'... L'altro ti tira fuori proprio la domanda: ma che te sei messo in testa? Hefner, esatto. Dopo... Chi è Hefner? Un grande. A parte quello, è un? Uomo. Va bene, chi è Hefner? No, lei è veramente una brutta persona, anche se non è microfonato. Hefner è colui che dirige il capoccione, quello che ha inventato Playboy. Oh, allora siccome non vedo un gran bicipite qua, quindi immagino non molta frequentazione del giornaletto in questione. Ma quindi lei non può sapere. La mano era l'altra. Lei si è appena dichiarato. No, è che Federica. Federica giustamente, se non lo chiama Federica lui, chi può mai al mondo? Lo so, lui sta pensando di questa cosa, sì. Cioè, ha detto no, non sia mai che si dica che attenzione. Io non... Vabbè, no, secondo me... Attenzione, un'altra diretta. Non ci credo, aspetta. Buonasera, come ti chiami, da dove ci chiami? Dallo studio. Lei è veramente un imbecille. Un coglione. Succede anche questa, Roma Grillo. Adesso abbiamo il suo numero, lo chiameremo alle 2 di notte. È rimasta in linea. È rimasta in linea, tra le altre cose. Ma allora, aspetta, gli diamo voce. Prego, buonasera, come ti chiami? Mi chiamo Giampaolo. Sì. Lollo di cognome. Sì. Vuoi darci anche l'IBAN? Codice fiscale, sai che ci stai, no?
vengo dall'Inter, sì, e sono venuto per reclamare Nainggolan. Ah, ok. Proprio secondo come me, il trono delle spade. Secondo me, ragazzi, è un po' autistico. Vero? E avete già capito chi è, purtroppo. Perché guarda, ho ripreso dal migliore. Mi piacerebbe guardarlo in faccia, sto tizio. Che dici? Altro, lo facciamo approdare? No. Da sotto al tavolo. È che ho paura che, vista la sua fama... No, no, lascia perdere. Se sotto al tavolo, so cose che si fomenta quando ti si avvicina. So cose che poi si vedono, lasciamo perdere. Quindi le faccio una domanda anche a lei, deve essere molto onesto e molto sincero, ok? Va bene. Quanto è buono Federico Marconi da 1 a 10? Ma guardate, a volte mi fa dubitare della mia eterosessualità, devo essere sincero. Che tristezza, grazie mille di essere stato con noi, come ha detto si chiamava Giampaolo? Grazie mille Giampaolo. È il commercialista e di mi raccomando, Federico Marconi. Oh, perfetto, non farti sentire mai più, ok? Ciao. Assolutamente no. Benvenuti su Furminati On Air, perché ormai cambiamo il titolo della trasmissione. Quanto abbiamo parlato di Roma, effettivamente? Penso 10 minuti. Oh. Vedi, per una ragazzi, volta voi d'accordo. Mi mettete paura. Vi siete guardati negli occhi e avete detto 10 minuti. E in quel momento io pensavo, se dicono la stessa cosa faranno l'amore. Ho pensato. Top o daje? Vabbè, top è andaglie che ha fatti i sordi. Vedo che sei preparato. La citazione dei nostri amici Actual, che tra le altre salutiamo, ma ci mancherebbe altro, ma che prima o poi, insomma, quando ci sarà possibilità, ci porteranno qui Demetra. No, li avremo, ma sta zitto, li avremo o ospiti, attenzione, o telefonicamente, bene, oppure se ci riesco, cosa un pochino difficile, perché i ragazzi lavorano come fabbri, non c'hanno... A differenza di Marconi? A differenza... Che si gratta tutto il giorno. A differenza di Rudiger, che a Roma non lavorava, poi Chelsea improvvisamente ha cominciato a lavorare, tu lascia perdere quelle dei Catania, di Messina, di stanno. No, io ho la mia dolce metà che... Ma tu non c'hai solo la... Ma tu sei fidanzata, diciamo sta cosa? Sì, ufficializziamo. Allora, aspetta, non si può dire se una persona è fidanzata o meno. Allora no, ti faccio un'altra domanda. Sei single? No. Sei fidanzato? Da quanto tempo? È complicato, però diciamo ufficialmente dal 20 di questo mese. Dopo un tira e molla durato una settimana, no, ma te l'ho spiegato, un tira e molla durato 6 mesi, quindi il famoso non è che ci siamo conosciuti, stiamo insieme. Ok, bello, giusti valori. Bello, ma la domanda vera è questa, ma lei lo sa? Lei lo sa che siete fidanzati? Purtroppo sì, infatti sa, gioca poi a favore suo sta cosa. Ma le faccio un'altra domanda io, un po' siamo entrati nell'angolo, che cosa ne pensa? Con questa musichetta di sottofondo? Esatto. L'angolo personale. Puoi anche non rispondere ovviamente. Ok. Sei innamorato? Io sì. Oh, che bello!